Sono passati due lunghissimi anni dall'ultima puntata. Sembra una vita fa. In questi anni ho attraversato il mondo, ho esplorato luoghi mai visti prima. In questi due anni però non ho mai dimenticato lei. La serie che più di tutte mi ha fatto scoprire nuovi gusti, sapori, odori. Ho visto creature che non credevo nemmeno esistessero. Mangiato cibi dei quali avevo solo sentito parlare nei racconti mitologici. Ho scoperto me stesso, i miei obiettivi, chi voglio diventare. Ora lo so. Ora sono pronto. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova stagione di Puoi Mangiarlo! Ebbene sì, dopo due anni di attesa siamo tornati con la serie più amata di YouTube Italia. Chi lo dice? Io. Qualcosa in contrario? Non credo. Come avrete visto nel trailer, per questa stagione abbiamo voluto fare le cose in grande. Atom, che ha prodotto l'intera... e produrrà... L'intera serie si è occupata di tutto il set e secondo me è venuta fuori una cosa incredibile. Guardate bene i dettagli, il tavolo, il background, le colonne, la ruota Maya, eccetera eccetera. Sono stra felice, ma adesso ovviamente dovete farmi sapere voi se apprezzate tutto ciò. Restate incollati perché in questa stagione ci saranno un sacco di novità. Infatti in un punto casuale della puntata suonerà una campanellina che determinerà un momento jolly della nuova stagione. Per questo episodio il nostro sponsor di oggi è D2 Daniels, che si è occupato dei nostri piatti buoni, piatti che ovviamente ci auguriamo di trovare e di lasciare al nostro avversario lo schifo più immondo. Quindi mi raccomando ragazzi, andate in descrizione, andate a guardare tutti i link di D2 Daniels perché fa della roba davvero food porn. Direi che tutto quello che dovevo raccontarvi ve l'ho raccontato, sono davvero carichissimo, ma adesso andiamo a introdurre l'ospite di oggi. È un ospite che avete visto diverse volte sul mio canale, anche troppe ultimamente. Diciamo che sta diventando più un fratello maggiore, un papà. Spero di diventare suo figlio, visto il patrimonio che porta con sé, e di accaparrarmelo quando lui non ci sarà più. Diamo il benvenuto al primo ospite di Puoi Mangiarlo stagione 2, Danny Lazzarin! Grazie per l'applauso 20. Davvero. Buongiorno Dan. Ma quanto tempo che non ci vediamo. 20 minuti. Sei contento di essere stato chiamato come primo ospite della seconda stagione Puoi Mangiarlo? Allora, la cosa mi riempie di onore e di orgoglio, un po' meno perché adesso mi ricordo mia prima esperienza. Hai una certa responsabilità addosso. Allora, caro Danny, io direi di iniziare perché la stagione ha un sacco di novità, la struttura è simile, ma attento perché ci sono delle chicche davvero particolari. Quindi non vedevo l'ora di dirlo. Prima domanda. Prego, prima domanda. Un attimo, ero fuori forma, prego. Qual è la differenza tra crema pasticcera e crema inglese? A, il liquore. B, il limone. C, acqua. D, fragola di patate. Inizia sempre l'ospite, ovviamente. Il limone. Ma che può essere mai che ci va il limone e la crema pasticcera? Che ne so io? Sì, potrebbe essere. Liquore. No, il liquore è impossibile. Sì, liquore. Sto cercando di rubare dalle espressioni col merda. Non lo guardi avanti, guardi dritto in camera. La fecola di patate. Porca troia, lo sapevo! L'ho detto per battuta, ma lo dico davvero, liquore. Pezzo di merda. E tu non hai liquore! No, aspetta, adesso come nella scorsa stagione voglio la spiegazione. Crema pasticcera non viene utilizzata, nella crema inglese viene utilizzata. E quale liquore viene utilizzato? Il rum. Non hai specificato cosa, non l'hai cercato tu. Allora, devo andare a scegliere la prima cloche della seconda stagione. Vediamo un po'. Vuoi ascoltare i miei consigli? Sì, dai. Quella. Ma che cazzo c'è dentro? Un macigno. Se è pesante vuol dire che è un panino. 3, 2, 1.
Minchia! E cosa ti ho detto io? Ecco perché era pesante. C'è un piatto cosa nel piatto. Cosa ti ho detto io? Io le so le cose. Wow! Ragazzi, guardate qui. Avrete sicuramente tutta la preparazione di questo bellissimo piatto realizzato da D2 Daniels. Prova a indovinare. Gnocchi, pistacchio, stracciatella e guanciale. Madonna! Ma chi sono, cazzo? Cannavacciuolo! Andiamo ad aprire la stracciatella che dovrebbe adesso piangere sullo gnocco. Burrata, Dennis! Non è che tutto il mondo è stracciatelle spritz come in Veneto. Posso avere una forchetta? Può stare insieme nella gioia e nel dolore. Grazie, nella gioia e nel dolore. Allora, quindi... mezzo sosa non va bene, perché poi se esce il piatto di merda e tocca a me. Voglio vedere se condivide lui. Sì. Direi di passare quindi alla seconda domanda. Prego. Da quale paese proviene il chili con carne? California, Messico, Guatemala o Spagna? Inizio io perché prima hai iniziato tu. Non fare i gesti, lo guardano anche i ragazzini, i giovani. Ah, scusa. Chili con carne? Ma Messico, ovviamente. Che cazzo vuoi, giusto? Non era facile, perché poteva essere una domanda a trabocchetto che magari era Guatemala. Tu sai dove cazzo è Guatemala? No, nemmeno io. Scegli il piatto. Ti darei uno schiaffo così forte da farti tornare normale. Io andrei su quello, perché se il destino te l'ha posto davanti, io non andrei contro il destino, no. Perché il karma è una puttana. Alzo la cloche. Vado! Prima Michelino, io farei... Michelino! La teleca... Ho imparato da te. È leggero, ma può essere ma una pesante. Pietanza. No, può essere una pietanza perché va a piegare il piatto carta. Il piatto carta... 3, 2... Possiamo chiedere al pubblico un... Oh... Oh... giocando tutti così buoni adesso! Ci rimarrà solo la merda! Ma non è una Tour Eiffel di gusto? Porca miseria! Allora, siamo quasi dispiaciuti che ci siano queste prelibatezze, perché adesso ci rimangono le cose brutte. Ma regia, questo cos'è? Un... Ah, prova! Allora, doppio... No, hai prima hai provato tu... Prova tu! Ascolta! Cos'è allora? L'ospite è un panino. A posto. E adesso te indovina gli ingredienti. Doppio cheeseburger con cheddar fritto dentro? Ho un occhio di lince, e sopra abbiamo della cipolla caramellata, no, del bacon sbriciolato e un liquido bianco che non chiederò. Sul letto di piatto carta. Siccome non abbiamo tempo di... Azzannalo. Oh. Proprio come se fossi... Guarda il disco di cheddar in mezzo. Punto camera. So se è più bello il panino o te che mangi il panino. Scusami, ma non era nella gioia e nel dolore? Questa è gioia. È una gioia anche guardarlo. Okay. Attento allo stecchino. Qua, guarda che ti infilzi, poi ti portiamo in... non te ne accorto? Finché c'è una picca dentro. Hanno carta. Con velocità, ecco, guarda, io con una sola mano... Lei mi ha fatto un piccolo riversamento, c'è una fuoriuscita di liquido. E non solo lì, dopo questo morso non solo lì. Veramente panini. Complimenti a D2 Daniels che porta il nome del campione. Tutto questo lo voglio lasciato perché voglio, cioè, voglio far vedere quanto tempo mi fa perdere Danny per la sua barba di me. Anziché tagliarsi la barba, preferisce avere, cioè, portarsi dietro. Cherry viene solo per pulirgli la barba, è una cosa incredibile. Mi sta venendo caldo, fermati. Cazzo vai, in mezzo alla puntata uno si alza, se ne va. Terza domanda. Il po. Scritto P-H-O. È un piatto tradizionale della... Ma non era un fiume. Non era un gruppo musicale. Ridono per un cazzo, è incredibile, è difficile. Di merda! Quindi il po. È un piatto tradizionale della cucina coreana, cinese, vietnamita o russa. Allora, tre di questi paesi sono tutti lì, geograficamente collocati, sì, diciamo, certo, in quello che è l'Oriente. Po. Che dipende anche che tipo di assonanza gli dà, però... Po! Ma che dico, un po'. Sei vietnamita? E che dico, un po'. E se è russo? No. Poca. Vodka, pum pum pum. Questa non so se la lascerei. Che cazzo è, ma che cazzo? Guarda il russo, la mia puntata. Porca miseria. No. Porca miseria. Adesso ridete! A tu chi tocca? A te. Vietnamita.
Posso intanto un attimo? Che di culo però. Cos'è il po', scusa? Te lo sto dicendo. Cioè, ma tu fai le domande e non sai nemmeno che cazzo metti. Beh, io demando brogli. Demando brogli! Io andrei con questa. Se Dio l'ha voluta mettere. Dio è Manfredi in questa casa. Porca merda, che leggera. Però leggera, ma non leggerissima. Aspetta, ne vuoi? Un po'? Spizzico, faccio spizzicare voi. Tu guarda me negli occhi intensamente. Mamma mia! Ma io lo sapevo! Che è successo? Ma non è detto, può essere anche una prelibatezza. Può essere una fetta di dolce, leggera. Ma... Ah! No! Mangiane solo un po'! Ma è la tarantola! Signori! Nella gioia e nella gioia. No, io guarda, non avevo dubbi. Questo qui, ragazzi, è una tarantola. Tarantola ovviamente morta. Che cos'è quella palla lì? Questo è il torso della tarantola. Mentre questa Dio qui, Dio santo, Dio signori, santo. C'è anche un bellissimo ritorno. Ah, quanto tempo! Tu cosa cazzo fai che non lo devi mangiare? Per induzione. Vuoi un po' di sale? Io vorrei non aver mangiato i due morsi di prima, perché saranno la prima cosa a fuoriuscire. Programma di merda. Io ho una cattivissima sensazione. Scusami, se la volessi ricostruire, dov'è la testa? Sta maneggiando la tarantola quasi fosse un pupazzo Lego da montare. Ora mi prendo il mio c***o di tempo, tu hai mangiato mezzo panino. Non ho neanche aperto la bocca. Ecco, e sarà meglio che non la apra. Mi sto unendo nel dolore. Ah, che brutta! Cazzo. Dio santo, Dio! Mi ero fermato perché nella mia testa volevo riuscire a buttarla giù, ma ti giuro che si è sprigionato una specie di gas che mi ha impedito la deglutizione del volo. La deglutizione, ragazzi. E vabbè. E prima o poi doveva succedere, ragazzi. L'avete voluto voi. Non fare la faccia provata che mangiano solo cose buone. Pasta e panino, Fiora. È provata perché... Hai timore. Ho timore. Quarta domanda. A quanti gradi si cuoce l'uovo a bassa temperatura? Quindi... Bassa. La più bassa al quale si può cuocere l'uovo. Meno 100. Stai zitto. 60 gradi. 65 gradi. 75 gradi. 80 gradi. E che... bassa temperatura è? A me tocca. 1, 2, 3, 4, a me tocca. Oh! Un bel buzz. Ah, ok, pensavo si fosse... rotto l'uovo! L'acqua bolle a 100 gradi, ma a 100 gradi fai un uovo sotto. 65. Porca miseria, dai! Vai, prendi la tua cloche. No! Infame! Ormai è tua, è presa. E la scavicchio qua. Ma che cazzo è? Fra, è un alieno, sicuro. Già che abbiamo le posate, è un piatto civile. Avvicinatelo. È spesso usato dai ladri. Grimaldello, piede di porco. Il grimaldello? Hai mai mangiato un grimaldello? Insaccato. Sì. Che bontà. Ne hai visto un ladro con un salame? Apri tutto, apri tutto! No! Il mio incubo! Come no? Il tuo incubo è il cotechino, mica lo zampone. Ma lo zampone è brutto, è cosa brutta. No, è buona. Guarda che belle cornazza che ha il maiale. E allora mangia troppo. Lo prendi così e lo fai vedere. E adesso te lo mangi. Mi date un toiolo, per favore. E lui sguscia. E cos'è, un'anguilla? Mio Dio, sta sgusciando del sangue acquoso. Non togliere, non togliere. Cioè, cosa stai mangiando alla fine? Nulla. La carne devo mangiare. No, devi mangiare tutto, perché anche il sudiciume. Sì, è la parte più magra preso. Dai, che buono. Dai! Ma veramente? Io non ti metto le mani addosso perché ci sono i testimoni, ma ti darei un pugno in testa e ti faccio esplodere l'alluce. Lui non vomita, lui mangia tutto. Lui butta giù. Ah, che prelibatezza. Sarà bello fluidino. Buono. Chissà se è cotto bene o ti verrà la salmonella. Dai una ciucciata al pollicione del maiale. Io sto pregando con tutto me stesso che ti arrivi il piatto più di merda, guarda. Ci sei? È deglutito? Au! Ah, un applauso a Danny per questa prova di coraggio incredibile! Bene, ragazzi, direi di passare alla quinta domanda. È il momento, Danny! Ci spostiamo!
Caro Danny, come primo ospite sei qui per scoprire una delle novità di Puoi Mangiarlo stagione 2, cioè la ruota Maya. Maya! Mi sento Indiana Jones. No, sei un Maya. Questa qui, una ruota bellissima in pietra, in pietra vera, proprio Maya, antica, realizzata sempre dai nostri tecnici. Maya anch'essi. Deciderà la tua sorte. Come vedi, abbiamo raffigurato due simboli. Uno è una foglia che sta a simboleggiare una giungla. Ed una è una scatola che sta a simboleggiare la vecchia stagione di Puoi Mangiarlo. Posso chiedere? Sarei incuriosito da questo simbolo. È una foglia femminile. Ah. Questa è una foglia di fico, per il maschietto una foglia femminile. La foglia di fico. Caro Danny, adesso tu dovrai girare la ruota e il destino, che in questo caso è impersonato da uno stecchino. Che chiameremo Johnny. Johnny stecchino. Boh, ma sei un grande. Adesso ti bacerei la barba tutta sporca di palla. Girerai la ruota e vedremo cosa ti capiterà. Prego. Ok. Cercherò di farlo fermare nella foglia di fica. Non so per quale strano motivo, ma cercherò di fermarlo. Gira ruota. Cosa è successo? Scatola. Quindi, caro Danny, al mio tre ci tufferemo nel passato di Puoi Mangiarlo. Uno, due, tre. Io volevo la foglia di fica. Caro Danny, bentornato nella prima stagione di Puoi Mangiarlo. Che ricordi. Come vedete, questo era il nostro vecchio background degli scatoloni che sono stati ingiustamente vandalizzati. Purtroppo e per fortuna la vita va avanti e ci dobbiamo evolvere. La cosa bella è che ci sentivamo ricchi quando avevamo fatto questo tipo di... Era incredibile, adesso è una merda, guarda, faccio così, va. Sotto questa cloche, caro Danny, c'è uno dei piatti simbolo della prima stagione di Puoi Mangiarlo. Ma chi lo mangerà? Ah, ma si sa già cos'è questo? È un piatto bonus, no? Non lo so, è uno dei piatti brutti della scorsa stagione. Ma a decidere chi lo mangerà sarai proprio tu, il nostro primo ospite. Infatti adesso la regia... Se mi dici che è brutto, ti dico già devi mangiarlo. No, che c'entra? La regia adesso ti farà una domanda relativa appunto alla prima stagione. Una curiosità. Sì. Se tu indovinerai la risposta, lo mangerò io. Viceversa, dovrai mangiare il piatto sotto la cloche. Ma vaffanculo. Prego, regia. Durante un episodio di Puoi Mangiarlo, sono state mangiate da un ospite femminile le palle di toro. Questo, esattamente i testicoli di bue. Sì, mi ricordo. L'ospite è Kokeshi, Rob Erich, Imorta o Ludovica Pagani? Io me la ricordo. Porca. Aspetta. Aspetta, io mi ricordo la puntata, sono indeciso tra due, però mi sembra fosse proprio Rob Erich. Nella puntata numero 6 a mangiare i testicoli di bue è stata Ludovica. Sì, sì, cavolo! Una dei due, la Rob Erich cosa si era preso, lo sperma? Bene, direi adesso di andare ad aprire quindi questo piatto simbolo della scorsa stagione. No, non girarti, vediamo un attimino cosa ti capita, non si sa mai, è un revival. Ah! Ah! Easy. Un bel tappeto dell'IKEA. Allora, questo, non avendo le posate, questo lo sai come lo dovrei L'hai mangiare? L'hai appena inventato adesso. È un revival, è tutto post-apocalittico, non hai le posate. Tra l'altro possiamo vedere che c'è uno strato di mastice. Qui, non so se si può apprezzare. È vero, ma è stata incollata. Sono due pezzi che... Neanche i soldi con la cotica vera c'era. Ma non guardare sotto, non si guarda mai sotto. Te l'avranno messo così per un motivo, sarà la parte più bellina. Dai, un bel morso. Ascolta. Dai, Danny, sei grande e grosso, cosa vuoi che ti faccia? È morto. Ah, guarda come si è sfibrato bene. No! Ma no! Non dire ma dai, che sentivo tutto. Ma cosa hai i capelli dentro? Prova purtroppo ritengo non superata quella di Danny. Questa penalità gli toccherà un bonifico di 20.000 euro sul mio conto. Tanto cazzo ti cambia te che... Torniamo a dove siamo. Che viaggio incredibile, sì. Nella prima stagione, te l'avevo detto che sarebbe stato una figata. Ti ricordi? Direi di passare quindi alla quinta domanda. In Brasile i giorni tradizionali per mangiare la fe... Minchia. Ma la minchia c'è? No, no, la feijoada. In Brasile i giorni tradizionali per mangiare la feijoada sono il giovedì e la domenica, il martedì e il venerdì, i giorni dispari
il mercoledì e i sabati. Domanda è, cioè, come fai ad arrivarci? È solo culo. Il mercoledì non ci si allena, forse mangiano la fagiolata. Io la fagiolata solitamente la metto il mercoledì. E anche i brasiliani la mettono il mercoledì. Ma non ha detto è il sabato. Però, cioè, possiamo convenire sul fatto che hai il culo aperto. La dea bendata ti bacia. Ah! No, è bello pesante. Uno. Fermo! Il nostro giochetto solito. Madonna santa, l'ultima prelibatezza di due Daniels. Guardate qua che capolavoro di architettura. Ci vuole anche, penso, una laurea in ingegneria edile per poter assemblare questo panino. Bam! Panato al pistacchio, burrata o stracciatella? Burrata. La devi smettere con questa stracciatella. In Veneto stracciatella e spritz. Mortadella e pesto di pistacchio. E ovviamente sotto abbiamo un bel pazzi di carne. Un piatto caldo. Andiamo a ammazzare. Così facciamo. Questo non pesa niente, c'è l'ebola dentro. C'è sempre la picca dentro per ucciderci. Che cazzo è Game of Thrones? Sei pronto? Tanto lo mangio io. Tutto quello che vorrei trovare dentro un bel panino. Lo senti? Odoro. Direi quindi di passare alla nostra sesta ed ultima domanda per vedere chi si accaparrerà, ne è vero, l'ultimo piatto, che per forza di cose è brutto. Il laddu è una caramella che proviene dal subcontinentale indiano e ha la forma di un cubo, una sfera, un cilindro o un triangolo. Ma che cazzo di caramella è a forma di cubo? Cilindro. Il laddu. Prendimi qui. Dov'è il laddu? Non devi cercare di capirne anche la forma. L'etimologia, ecco. Sì, sì, sì. A me verrebbe da dire, non so se è troppo facile, una sfera. Il laddu è una caramella a forma sferica. Dai, ma sei un pezzo di merda! Che cazzo di domanda è? Sai, la risposta è sfera! Dai però, raga, che palle! Dai, minchia, già ho mangiato la tarantola! Stanno vomitando, hanno solo visto. Sono curioso, però. Queste, in regia, correggimi se sbaglio, sono perle di cioccolato. Sono dei cioccolatini. Ma cosa c'è all'interno? Perché hanno una forma un po' rimbombata. La cioccolata va condivisa. È un bene, è una gioia. Dai, prendine una e sii uomo fino alla fine. Vai. Dai! Dai, ma sei. Ma perché a me la merda sempre? Ma ti ho condiviso tutto! Ti sto facendo diventare famoso, eri un nulla fino a ieri. Modesto. Lo sai qual è il problema? Che senti il Non è male. Cos'è? Sono degli stegworm, dei vermi, che sono stati intinti nel cioccolato. Ed è una prelibatezza thailandese. Però il retrogusto un po' di merda ce l'ha. Ragazzi, questa prima puntata della seconda stagione di Puoi Mangiarlo si conclude così, col botto, col dolcetto Dulcis in fundus. Io spero che vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato le novità di questa stagione. Cosa si nasconderà dietro la foglia di fi? Lo scopriremo quando uscirà. Noi ringraziamo tantissimo lo sponsor di oggi, di Due Daniels, per le prelibatezze. Grazie per questo infinite. Food porn. Ci vediamo al prossimo video.